Si scusa, ma non si dimette Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, dopo le frasi sessiste che hanno fatto scandalo. 83 anni, uomo della sua generazione, non si è fatto scrupoli a dire che le riunioni dove partecipano troppe donne vanno avanti più del necessario, perché se una di loro alza la mano per intervenire, le altre si sentono obbligate a rispondere. Insomma, anche nella Tokyo che si prepara ad accogliere i giochi olimpici, l'accusa è sempre la stessa. Le donne rivaleggiano fra loro e comunque parlano troppo, meglio che siano mute o che non ci siano proprio. Mori infatti si è espresso rispondendo all'intenzione del Comitato Olimpico di aumentare fino al 40% la presenza femminile nel comitato direttivo, dall'attuale 20%. Ammetto che le mie frasi di ieri sono contro lo spirito dei giochi olimpici e paralimpici, ha detto Mori. Me ne rammarico profondamente, vorrei chiedere scusa a quelli che si sono sentiti offesi. Però, ha aggiunto, non mi dimetto. E a una giornalista che gli chiedeva se davvero le donne, secondo lui, parlano troppo, ha risposto con la solita battuta: non so perché di questi tempi non parlo con molte donne.